Presentata a Roma nella sede del Comitato Italiano Paralimpico l'edizione 2022 dei campionati europei di calcio a 5 B1 non vedenti. L'evento si svolgerà a Città Sant'Angelo dal 1 al 17 giugno nel centro sportivo Poggio degli Ulivi. Nell'occasione sono stati effettuati anche i sorteggi della competizione. L'Italia, inserita nel gruppo A, affronterà Francia, Turchia, Grecia e Repubblica Ceca. Nel gruppo B ci saranno invece i campioni d'Europa in carica della Spagna, l'Inghilterra, la Germania, la Romania e la Polonia. Sui campionati sentiamo Sandro Di Girolamo nella doppia veste di presidente dell'IPSA e della FISPIC e Mauro Sciulli, presidente del CIP Abruzzo. Ringrazio il presidente Pancalli che ci onora di questa sua presenza e tutti gli ospiti e soprattutto anche il nostro presidente sottocomitato calcio Elias e tutti gli altri partecipanti e sicuramente anche nella mia doppia veste sicuramente darà molta immagine al nostro paese. Da pochissimi mesi siamo entrati come nuovo consiglio, come nuova amministrazione e vogliamo dei cambiamenti, vogliamo un po' migliorare la situazione in IPSA, vogliamo sicuramente dare un segnale nuovo, dare un segnale forte, quello di rinnovamento, quello di innovazione, perché riteniamo che c'è la necessità di tutto questo. La nostra regione è particolarmente attenta a tutto il movimento paralimpico, una regione accessibile, all'altezza. Nello stesso 2021, esattamente ottobre, abbiamo avuto gli europei di basket per sordi. Siamo pronti, siamo entusiasti, siamo felici che qualcuno, quali le istituzioni, abbia fatto in modo che potesse arrivare in Abruzzo un evento del genere di interesse continentale. Ringrazio fortemente, siamo pronti, qualsiasi bambino, adulto, ragazzo, atleta sbarcherà sul nostro territorio sarà semplicemente il benvenuto.